felicità infinita. Vincere meritatamente come abbiamo fatto oggi contro una squadra che nelle ultime 5 trasferte ne aveva vinte 4, Facendo 25 gol, tra l'altro. appunto, quindi è una partita delicatissima, difficilissima. Oggi si sono visti i progressi della squadra, si è visto la crescita da un punto di vista atletico, mentale. I ragazzi hanno fatto una partita sopra le righe, quindi un'emozione importante, bellissima. Che lega la squadra a tutto l'ambiente, alla società che ha fatto grandi sforzi e che si merita soddisfazioni, ai tifosi che anche oggi non hanno mai smesso di incitarci. Quindi giusto coronamento oggi di un periodo grigio, difficile, che però non ci ha mai visti arresi. Oggi lo abbiamo dimostrato, noi ci siamo, ci vogliamo essere e assolutamente ci vogliamo arrendere. Poi a volte vinceremo, a volte perderemo. Questo io non posso sapere, però di sicuro la squadra non dà mai segnali di cedimento da nessun punto di vista. Quindi un grazie indiscutibilmente a questi ragazzi che oggi hanno coronato una partita straripante contro un avversario, ripeto, difficilissimo e quindi veramente da lodare. Infinitamente tutti, quelli hanno giocato meno, quelli hanno giocato tutta la partita. Oggi ho visto uno spirito battagliero, ho visto un attaccamento a dei colori, a dei valori che la società ogni giorno ci propone, che l'ambiente ogni giorno ci invia come messaggio e i ragazzi oggi l'hanno recepito in pieno. Cosa un po' strana perché nell'arco del campionato comunque diciamo così i gol sono venuti poco da palla inattiva contro, quindi c'è stato l'episodio di Cesena e ora questi tre episodi stasera che denotano magari poca attenzione da parte della mia squadra. Comunque devo fare i complimenti all'Aquila Montevarchi, gli auguro veramente una salvezza importante in un campionato difficile come quello del girone B, veramente è Hai detto tosto. bene, una serie B. Sì, girone B, sì, vabbè, sì, ci sono squadre comunque retrocesse alla Serie B, squadre importanti, quindi il Montevarchi sta ben figurando in questo torneo, merito dell'allenatore, dei ragazzi, quindi non mi sorprende che il Montevarchi abbia nelle corde la possibilità di vincere partite importanti. Grazie.